top départ de notre tour de Corse avec votre page estivale Pêche-Tilogue. Tous les vendredis, nos équipes vous retrouvent afin de vous donner la parole et de valoriser nos villages. Ce soir, nous allons à Serra de Scopamène, en Altaro, Capere 3, Jean-Philippe Matteiezo Imbitati. Jean-Philippe, buonasera. Salut Ostella, salut à tous. Felice di ritrovare per cominciare il nostro giro di paese in Astatina. L'avete detto, Ostella, siamo in Serra di Scopamena, in Alta Rocca. E per parlare di suo paese, accogliamo due invitati, Jean-Paul Rocasera, buongiorno, siete un maire di Agumuna. Buonasera. Lisandro Comiti, voi siete un paesano, buttato qui a ritirata. Salute. Salute. Allora, una prima domanda per voi, Lisandro, buonasera. Una prima domanda per voi, non è mica una trappola perché c'è un mare, ma si sta bene, come un amico. Cagliari, gli amici, si sta male. No, si sta bene. Un paese rivive un poco. C'è più gente che in pochi anni fa. Voilà. Io sono 10 anni o 15 che sono a ritirata. E tutto si passa bene. C'è di tutto. E c'è di tutto, cioè, fa di tutto. Senza esagerazione, ma ci svogliamo per campare come lo ci vuole. L'avete detto, ci sono i giovani, vi propongo dunque di andare a scontrare Pascal, Edoarda e Mireille, tre donne che hanno fatto la scelta di ricudare in paese e di installarsi qui in Serra di Scopamena a campare e a travagliare. Figurate. E oggi cittadini nel paese di Corsica si facciano di regola di più in più scarse, ma Serra di Scopamena è un'eccezione. Tutti i giorni Edoarda corre i violi di gente di Ugantoni che lavorano più o meno lontano del paese. On dessine, on fait des activités, on joue. Parfois il y a aussi mon cousin qui vient. C'est très amusant, on joue beaucoup avec les jouets. Per l'aiuto materna, lo scopo è doppio. Travagliare in Serra di Scopamena e permette a gente di campare e faccia la vita senza i guai dell'allontanamento della città. E a struttura potrà trasformarsi da qui a poco in una MAM, una maison d'aide maternelle. Là, la MAM, ça sera une structure dédiée à la petite enfance, donc au bien-être de l'enfant et plus de capacité d'accueil. Et bien sûr, par la suite, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire le métier comme moi, le nombre pourra augmenter. Tiens Mireille, je viens de voir les parents du petit Enzo, hein, comme ça on a tout. Simbolo di gente voltata a campare e travagliare in paese, Mireille Rocasera è segretaria di Meria, un ruolo capitale per Agumuna. Ma vuol dire questa, quando è da sorte di uso lavoro principale, si impegna in un'attività di passione. Si occupa da lui di locazione e faccia anche un poco di evenimentiale. L'obiettivo è di favorizzare il turismo montagnolo, anche per i corsi. Comme vous savez, en Corse, les gens sont quand même ciblés plage. Et en fait, il y a beaucoup de choses ici. Je sais que ça plaît beaucoup de pouvoir toucher du doigt un peu plus le local. Quoi. Voilà. Quand on voyage, on a envie d'aller découvrir les habitants. Hein. Et d'ailleurs, cette activité de on va dire, tourisme n'est pas destinée qu'aux touristes extérieurs. En fait, ça, c'est vrai que ça serait même bien que des gens d'Ajaccio, de Porto-Vecchio qui ont envie de passer un week-end un peu à la montagne, un peu différent de leur semaine de travail, puissent le faire. Se come pa Mireille, pa certi è una scelta, pa d'altri è stato un obbligo d'allontanarsi di città. Con cadia di mestieri, Pascal Moscardini faccia la vita tra Sarté e Serra di Scopamena da poi un poco più d'un anno. J'ai un confort, je travaille à la maison, je peux élever mes enfants en même temps. Voilà. Donc ça c'est pour le côté fabrication. Et après la vente, pour l'instant ça se passe à Sarté. J'ai la boutique depuis 20 ans. Donc là, j'ai ma clientèle qui m'attend, qui attend les nouveaux pots chaque semaine qui arrivent. D'altronde, Aguncadia da costruisce un magazzino di vendita in paese da qui all'anno che viene, un segno di dinamica di Serra di Scopamena. E una di conseguenze chiara. La popolazione all'anno è cresciuta da 90 a 130 abitanti in 6 anni. Un modello di riuscita paesana per far volta a 8, si può dire. Jean-Paul Rocasera, allora, a 8 voltate in Serra di Scopamena, siete passati da 90 a 130 abitanti in 6 anni a poco presso. E qui lo scopo di un maire è favorizzare l'installazione a 8 e il lavoro di giovani in paese?
E allora, a municipalità tappa a principio di sostenere e di aiutare quando c'è qualche sia che porta un progetto interessante per la nostra comune. E un progetto c'è di già a più di 20 anni quando abbiamo aiutato a misa in piazza di solo commercio che c'è oggi in sera, e, o bar, ristorante e pizzeria. Dunque ha contribuito a rilanciare un po' la vita nel suo paese perché a più di momento abbiamo passato i momenti difficili. E oggi quando voi uscite questi piccoli soggetti andando sui tre giorni che sono stellati oggi in sera, temo oggi volariamo, è un progetto maggiore per la comune. Ti visto so che la faccia Edoarda in cui so, si tedi, a comune da mettere in piazza, da aiutare in questo progetto mettendo in piazza ciò che si chiama una maison d'aide maternelle. Oggi se si tedi può un po' guardata l'autorizzazione e l'agremento per lavorare con due cittadini. Il fatto che non potessimo mettere in piazza questa casa materna gli potrà permettere di andare anche in quattro e potremmo anche in più accettare e accogliere un'altra aide maternelle. È importantissimo per noi perché è un progetto che va di mira anche a scuola e vogliamo salvare la scuola, mantenere la scuola e fare in sorta che i giovani e le coppie che stanno in società siano aiutati in questa persona qui. È importante che per voi, Lisandro, voi ci state ritirati qui in paese, ma di vedere i giovani installati è bene. Sicuro, se non ci so che vecchi che importano, non è da mica andare a fare. Ci sono i giovani che cominciano a voltare, ci sono i cittadini, dunque è importante. Jean-Paul Rocaser, abbiamo visto questi giovani, bon, avete detto che ci sono i commerci, ma c'è di nuovo un patrimonio storico importante qui in Serra di Scopavento, mettete in avanti quantunque. E qui di noi è un affare maggiore per noi, tutto su patrimonio, ma abbiamo fatto un grosso lavoro di ristorazione, per esempio abbiamo ristorato un frangio che oggi serve di luogo di scontro della gente, ma abbiamo soprattutto in noi messo un piazzo, un chiasso di memoria, qui sono in partenariato già radio con l'ufficio dell'ambiente e poi sul ultimo anno creato in Osa che noi abbiamo voluto chiamare a strada di rinuncio. Sono piccoli stradioli pedanti che facciano scoprono il nostro paese, ma in più il comune d'Azar è situato in Anto Mar a Mare. Azar è un'etappa di Somar a Mare e infatti abbiamo da mondo passaggio di turisti e di gente che gli piace fare spasseggiate. Ecco, è di nuovo per noi un affare maggiore perché se spasseggiate la stagione comincia o mese di marzo e va fino al mese di novembre, dunque è importantissimo per il comune di mantenere la sua vita. Che ne pensate di stagione, questo appunto Lisandro, quest'anno? Com'è? C'è un mondo, c'è un passaggio? Com'è? C'è stato un passaggio, c'è stata una piccola calata a Siona qui, ma credo che la sighi tutti gli anni, a dare parte agli enti ugini. E che ne pensate? Fatto, bon, si sa che in 150 c'è cioè assai di più mondo che in sera, vi conviene a voi o vi ci vuole ria di più mondo per far viaggiare i commerci? Qui sono una questione delicata. È vero, appena. Ci vuole a sviluppare, ma ci vuole a farla bene, perché se non c'è di noi troppo mondo, non siamo mica qui, ma alla fine ci vuole rifletta, ci vuole... Allora. C'è un sviluppo di noi, Jean-Paul Rocaser, a Nanta, a modernità, Francato Passo, c'è un co-working proprio che avete in spazio, c'è di una posta che è stata arrivata, c'è un progetto a Nanta l'energia, chi sono tutti questi progetti e come fate? Perché non è mica data a tutto il mondo di poter fare progetti così. E voilà, ci siamo sui due ultimi anni messi in capo di mettere in piazza un spazio. Tutto questo perché ci siamo visti che ci sono le gente che vengono in vacanza e che domandano per poter lavorare e fare ciò che si dice oggi, lo teletravaglio. Bon. E c'è già qualche domanda, dunque abbiamo approfittato questa occasione per mettere in piazza ciò che voi avete visto l'altro giorno. Potremmo proporre alle gente che sono in vacanza o che lavorano anche così in Naiaccio o in altro, di venire a passare qualche giorno e lavorare e offrire qui le condizioni, francamente, buone condizioni per le tagliessine di chi lavora normalmente. E per l'energia? E per l'energia è qualcosa che noi abbiamo principiato, faccio un po' di anni, mettendo
una chaudière à legno per scaldare un bâtimento. E questo qui ci ha dato l'idea di un momento dato di dire ma produce l'energia stallendo davanti alla testa dei gas per noi fotovoltaiche. Questo è un progetto di noi che ci tiene a cuore. Adesso ingaggiato in questi mesi e anni che vengono perché vorremmo che Azara diventasse un paese autonomo in materia di energia. Vorremmo che produce tanto che non consuma. Ecco il nostro but in questo progetto. E per quest'anno, a più corto andato, ci vediamo un piccolo minuto, chi si può dire in questa statina ci sono gli avvenimenti, fuori di progetti e municipalità ci sono gli avvenimenti? Ci sono gli avvenimenti, sicuro. Ci sono esposizioni a Ovagno. Ci sono esposizioni di pittura, c'è adesso teatro, conferenze, andare all'acqua, fare così. Dunque, c'è un mondo di cose che si passano in agosto. Appena di tutto, l'abbiamo capito. Vi ringrazio, Jean-Paul Rocasier, Lisandro Comiti, di averci accolti in sera di scopamento. Un paese, l'abbiamo detto, in dove c'è assai attività, l'abbiamo scoperto con Lionel Luciani e per un detto in appunta cultura, poi l'abbiamo parlato un poco. Ringraziamo di nuovo a Stefano Lapera, che ci ha accompagnato a rimane, alle nostre squadre tecniche, che ci permettono di tenere su diritto. Ritroverete a Pieric Nanini, a Zimane, a Chibene, in Bolpaiola. Noi ci troviamo in Bico, o noi, d'agosto, Chibene, e poi dopo. In Barguè, a Belgio.